Sapete cosa, ragazzi? È veramente tanto tempo che non faccio street photography, cioè che non faccio un bel reportage, un bel viaggio. Avrei proprio voglia di una bella capitale europea, una città ricca di cultura, però allo stesso tempo moderna. Siamo a Barcellona, tutta sta cazzata per dire. Siamo a Barcellona. Staremo qua circa una settimana, quindi vi voglio cercare di far vedere un po' di cosine interessanti. Non vi farò i classici video della vacanza perché tanto penso non vi interessino assolutamente, ma vi farò vedere un pochino le chicche di questa città. Vi spiegherò un pochino come fotografarle, come le fotograferò io e quindi cosa utilizzerò, come le utilizzerò. Io smetto di chiacchierare adesso e vi voglio far vedere una cosa. Allora, sta cosa non mi era ancora capitata. Sembra che non ci sia. Praticamente questo è un balcone senza balcone, cioè te apri totalmente, sei il precipizio, però c'è solo questo vetrino qua. Sì, è pieno di ristoranti cinesini, adesso vi faccio vedere. Mi sono appena mangiato una foto per farvi vedere a voi il cinesino appoggiato fuori dal ristorante cinese. Non ho fatto la foto e questo è uno dei motivi per cui quando faccio i video e le foto è un casino, perché molte volte perdo il momento. Alle mie spalle è l'Arco di Trionfo ed è uno dei simboli di Barcellona, è alto 30 metri ed è stato costruito nel 1888 in occasione praticamente dell'esposizione universale appunto del 1888 e fungeva da porta d'ingresso al sito appunto dove si teneva l'esposizione ed è una particolarità perché solitamente gli archi così di trionfo sono per trionfi militari e non per questo è il motivo. Appunto, in questo caso si celebra il progresso scientifico, economico e artistico. Ma come sono colto? Ma come sono erudito? Lui si è piazzato lì in mezzo con il banco ottico, tac. Io non so se fa le foto ai turisti o le sta facendo per sé. Questa qui è Casa Batlló, che è uno dei capolavori indiscussi di Gaudì. All'interno è molto più bella che all'esterno, però penso che noi non entreremo perché siamo dei poeracci. Allora, fare le foto a Casa Batlló da fuori è un bel casino. Perché intanto c'è gli alberi, quindi dall'altra parte della strada praticamente non c'è verso farla perché essendoci gli alberi qui davanti non la prendete. Seconda cosa è schiacciato, cioè a parte il pieno così, ma è schiacciato in marciapiede. Quindi io mi sono messo sotto e ho usato un cinquantesimo di secondo di scatto, 20 come chiusura del diaframma e un ISO 100. Quindi ho provato a tenere il tempo alto per prendere il sole che era praticamente nell'angolo e filtrava. C'è da dire però la Melissa la c'ha stile quando scatta le foto. Vada lì appoggiata al palo. Troviamo nella Plaza de Toros, perché ogni città spagnola che si rispetti ha la sua arena dei tori. E appunto questa alle mie spalle è un'ex arena di tori, che però ad oggi è usata come museo ed è veramente pazzesco. Io non ero mai entrato all'interno di un'arena
C'è da dire che però che avevano stile. Io come sempre va parecchio, fa come se fosse a casa mia, eh? Non c'è nessuno, eh? E che latta si lega le scarpe. Allora gli voglio far fare un sarto, quindi mi sono messo qui con la macchinina, con il giubbino. Tempo 500, F56, ISO 250. C'è veramente nessuno in questo posto, è un peccato, cioè da un lato è meglio perché comunque almeno non c'è casino, però è un peccato perché è bello, cioè è molto tipico, caratteristico, e se siete interessati comunque a questo tipo anche di architettura, comunque sia, veniteci, secondo me merita, costa 6 euro entrarci, ma soprattutto il bello è che è stato tutto lasciato, vedete qui sotto, praticamente è stato, tutti gli edifici sono stati lasciati come erano. Ed è bello, si vedono le stalle, si vedono anche le parti più sopra dove poi ci hanno messo il museo e c'erano quelle cose che vi ho fatto vedere, anche le foto. Siamo spostati, siamo nel quartiere di Garcia e stiamo andando al Parguel. Lì saranno presa per fotografo professionista. Comunque questo posto è veramente bello, tranne lui che vende l'acqua e si piazza nel mezzo, eh? Vorrei farvi notare il caos che c'è alla croce. Guardate che casino che c'è. Allora, non so se l'ho detto prima, comunque Parguel si trova a 170 metri d'altezza più o meno e si ha una bellissima vista di tutta la città. Dicono che merita la scarpinata che si fa per arrivare qua. Non sono uccelli, sono loro che fanno sti casini o sti fischietti. Comunque merita la scarpinata perché comunque la vista è molto bella. Ora, noi oggi abbiamo avuto un po' di sfortuna per due motivi. Uno, che siamo agosto e giustamente c'è tanta gente e quindi trovare anche il modo di fare la foto bella allo scorcio bello non è facile. Seconda cosa, c'è una foschia discreta, quindi non è facile fare le foto. Noi siamo nella parte gratuita, però c'è anche la parte a pagamento, che però non abbiamo fatto, e consigliano di arrivare presto la mattina, soprattutto se arrivate d'estate perché fa caldo. Ora capisco perché mi avete consigliato di entrare al tramonto. Madonna mia, che meraviglia.
mi viene da piangere. Mi sono scordato di dirvi che le colonne di questo, praticamente di questa chiesa, dell'interno di questa chiesa, danno un aspetto bucolico, perché ricordano appunto i tronchi degli alberi, e anche l'apice delle colonne sembrano i rami degli alberi che vanno praticamente a incastonarsi nel soffitto, ed è veramente veramente bello. In più i colori rosso e verde acqua che ci sono nelle finestre danno quell'aspetto foresta e meraviglioso. Io sono senza parole più del solito. Abbiamo avuto un pelino sculo perché si è rannuvolato il cielo e quindi entra un po' poca luce, però abbiamo avuto fortuna perché comunque quando siamo entrati c'era proprio il tramonto pieno, quindi peccato, però abbiamo fatto praticamente tutto in 10 minuti. Concludo qui questo video e spero che vi sia piaciuto, vi sia interessato. Ho portato un bel po' di scatti, non sono i soliti video miei in giro per la natura, però un'altra delle mie grandi passioni appunto è questa: fotografare architetture, fare un po' di street, insomma un po' di queste cose qua. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcuno di voi è stato a Barcellona, se vi è piaciuta, se ha visitato le cose che ho visitato io. La campanellina, fate le solite cose, aprite la descrizione qui sotto e guardate, c'è tutti i link a Instagram, all'attrezzatura che utilizzo e tutto quanto, leggete qui sotto, e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!